Il Borgo Terese Giovanni Bonici, ex presidente di Bonlatte Parmalat Venezuela, è stato condannato in merito alla bancarotta legata al crack Parmalat a 4 anni e 10 mesi. Il 67esimo anniversario della liberazione sarà celebrato solennemente nella giornata di domani in tutti i principali comuni della Valtaro Valceno. Il comune di Bardi in festa per i 102 anni di Margherita Raghi, che abita in località Caberra. Alla festa organizzata ieri era presente anche il sindaco Giuseppe Conti. Torna a Gusta la primavera, la manifestazione che animerà tutti i fine settimana dei 5 comuni dell'Alta Valtaro sino ai primi di luglio. La casa cantoniera di Castellonchio nel comune di Berceto diverrà una scuola per guida sicura. L'amministrazione ha già preso contatti con istruttori ed esperti del settore. Giovedì pomeriggio, alla presenza della vicepresidente della regione Simonetta Saliera, a Berceto si inaugura il nuovo centro sociale nato all'interno della villa confiscata alla mafia. Il calore dell'affezionato pubblico del Palaraschi lenisce almeno in parte il dispiacere di un'annata storta per la Roby Profumi, che lascia la Serie A2 ma è già pronta al riscatto. Cordiale buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti al telegiornale di Radio Tele Appennino Parma. L'ex presidente di Bonlat e Parmalat Venezuela, il borgo terese Giovanni Bonici, è stato condannato ieri dalla Corte d'Appello di Bologna in merito alla bancarotta legata al crack Parmalat a 4 anni e 10 mesi, pena leggermente ridotta poiché in primo grado era stato condannato a 5 anni di reclusione, sentenza dura per Callisto Tanzi, condannato a 17 anni e 10 mesi. Il suo braccio destro, Fausto Ton, ha avuto un piccolo sconto di pena da 10 anni a 9 anni, 11 mesi e 20 giorni. La lettura della sentenza in secondo grado sul crack da 14,5 miliardi di euro della Parmalat, per il quale sono imputate ben 16 persone, è arrivata ieri mattina dopo una settimana di Camera di Consiglio. Voltiamo pagina e parliamo della ricorrenza del 25 aprile. Domani praticamente tutti i comuni della Valtaro e della Valceno ricordano questa importantissima data, la giornata della liberazione, con manifestazioni. Il 67esimo anniversario della liberazione sarà solennemente celebrato domani in tutti i principali comuni della Valtaro Valceno. A Borgotaro la cerimonia inizierà come tradizione alle 9.45 con la celebrazione della Santa Messa presso il Sacrario dei Caduti della Resistenza, ubicato nel cimitero del capoluogo valtarese. Poi, alle 10.45, dal Monumento agli Alpini nel Parco Battaglione Tolmezzo, prenderà avvio il corteo che giungerà ai Giardini 4 novembre, dove avranno luogo i discorsi del sindaco Diego Rossi e del rappresentante delle associazioni partigiane Sergio Gigliotti. Sfilate in due tempi invece a Bedonia. Alle 10.30 si partirà da Piazza Caduti per la Patria alla volta della chiesa parrocchiale, ove verrà celebrata la Santa Messa, e al termine di questa si procederà in corteo sino alla lapide ai caduti di via Monsignor Checchi, dove saranno pronunciati i discorsi del sindaco Carlo Berni e dell'oratore ufficiale Mimmo Caramatti. Più semplice ed interamente concentrata nella medesima piazza la cerimonia di Bardi, con il ritrovo alle 10 davanti al municipio, a cui seguirà la deposizione della corona presso l'antistante monumento ai caduti con il discorso del sindaco Giuseppe Conti ed infine la Santa Messa nella vicina chiesa parrocchiale. Particolarmente ricco il programma di Berceto, che si svilupperà sull'intera giornata. Alle 10.30 del mattino presso il municipio prenderà avvio il corteo che si recherà a deporre una corona al monumento in Piazza dei Caduti. Alle 11.45 la cerimonia si sposterà nella frazione di Ghiare, ove il sindaco Luigi Lucchi deporrà un mazzo di fiori sui luoghi dei combattimenti tra partigiani e nazifascisti. Nel pomeriggio, presso la casa protetta Gino Cavazzini, avranno luogo alle 15.30 il concerto della Corale Valgotra, alle 16.30 l'intervento commemorativo di Meuccio Berselli sui valori della Resistenza, alle 17 la presentazione del libro 1944, quel luglio di sangue, di Giacomo Bernardi. In serata, alle 21, presso la locale palestra scolastica, verrà messa in scena la pièce teatrale Il 25 aprile per non dimenticare, ma anche per non odiare più, della compagnia I Sogni del Vicolo di Parma.
una serie di manifestazioni rivolte soprattutto ai giovani affinché non dimentichino il sacrificio di molti loro coetanei di 70 anni fa. Quello che stupisce sempre quando si parla di 25 aprile è che ormai quasi 70 anni fa sono stati dei giovani e spesso dei giovanissimi a andare su per i monti e si sono presi la responsabilità di battersi contro la barbarie dei nazifascisti. Le nostre zone erano sulla linea gotica, dove ci sono state moltissime rappresaglie, moltissimi rastrellamenti brutali contro le popolazioni civili. Dunque gente di 18, di 19, di 20 anni o poco più si sono presi la responsabilità di battersi, di combattere contro questa barbarie. E allora oggi noi siamo ancora a celebrare questi giovani, questi ragazzi che sono andati a battersi per noi 70 anni fa e ci hanno permesso di essere liberi, anche se questo vento del nord purtroppo è durato troppo poco, perché la continuità delle strutture dello Stato fascista nello Stato italiano si sono protratte a lungo e hanno avuto influssi estremamente negativi che ci tiriamo dietro ancora oggi. Allora, che cosa si può dire ancora per attualizzare, per cercare di avvicinare i giovani? Ecco, i giovani non devono farsi trascinare anche oggi dal qualunquismo e dal dire sono tutti uguali. Devono prendersi come i giovani di 70 anni fa, in un contesto diverso, ma per altri aspetti difficili, le loro responsabilità per costruire il loro futuro, per battersi per un futuro che è il loro e che è anche il nostro migliore. Anche il comune di Albareto commemora il 25 aprile, prevista alle 16 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Albareto, poi alle 16.30 il corteo si sposterà al monumento dei caduti con la partecipazione del corpo bandistico locale, alle 16.45 cerimonia di commemorazione e deposizione di una corona al monumento. Domani c'è anche la festa di San Marco a Bedogna presso il seminario vescovile, si comincia alle 16.30 con la Santa Messa, alle 17.30 in sala convegni, presentazione e proiezione del video a tu per tu con il seminario, ieri, oggi e chissà forse domani a cura del centro audiovisivi, alle 19 la cena, alle 21 concerto in sala convegni con la corale lirica Valtaro, concluderà la serata l'estrazione della lotteria. Il comune di Bardi in festa per i 102 anni di Margherita Ragli. L'arzilla vecchina, la vedete nella foto, li ha compiuti ieri nella sua casa in località Caverra. A portarle gli auguri dell'intera comunità del capoluogo valcenese il sindaco Giuseppe Conti, accompagnato dall'agente della polizia municipale Even Deari. La signora Ragli, ancora in buono stato di salute, è stata festeggiata da tanti parenti ed amici. E restiamo a Bardi perché domani, 25 aprile, è prevista la presentazione del diario di Domenico Zazzera, nome di battaglia Garibaldi. Si tratta del quaderno numero 10 dell'associazione Il Cammino Valceno. Al termine seguirà la presentazione del cortometraggio Fucili di Natale, una proiezione che dura circa una mezz'ora. È incentrato il video sulla battaglia di Osacca nel Natale del 43. L'appuntamento è fissato per le 16 presso il Palazzo Maria Luigia con entrata libera. L'associazione invita tutti ad essere presenti per non dimenticare, per ritrovare la forza di difesa, ciò che persone generose ci hanno lasciato in eredità. E adesso voltiamo pagina e parliamo di una manifestazione che da anni ormai allieta la primavera in Valtaro. Si tratta proprio di Gusta la Primavera, una manifestazione che coinvolge i 5 comuni dell'Alta Valtaro, non solo la buona tavola, ma come sentirete tanto altro di più. Torna a Gusta la Primavera, al via la manifestazione che animerà fino ai primi di luglio i comuni dell'Alta Valtaro. Gusta la Primavera non è solo una rassegna gastronomica. Insieme ai menù a base di fungo prugnolo che caratterizzano l'offerta dei ristoranti, l'iniziativa è animata anche da manifestazioni di vario genere sparse tra i comuni del territorio durante tutti i fine settimana di aprile, maggio e giugno. Quest'anno le manifestazioni primaverili, che da anni promuovono l'immagine del territorio e dei suoi paesi, sono strettamente connesse alle sue tipicità e ai prodotti agricoli, dando vita così ad un unico evento denominato appunto Gusta la Primavera. Ogni weekend i comuni coinvolti, Albareto, Bedogna, Berceto, Borgo Taro, Compiano e Tornolo, organizzano nell'ambito della rassegna iniziative culturali e sportive abbinate alla valorizzazione dei tanti prodotti tipici del territorio, primo tra tutti il fungo prugnolo, ma senza dimenticare la carne biologica, la trota del Taro e le torte tipiche.
Questi mesi, che si protrarranno fino all'ultimo weekend di giugno, fanno della valle una vera e propria vetrina espositiva, sia con i fiori e le piante, che naturalmente inizieranno a sbocciare in questo periodo, sia con i primi prodotti del bosco, dell'orto e del fiume. E anche la bellezza architettonica e storica, quindi quello che è il castello, i borghi, le pievi che qui troviamo. Quindi questa rassegna deve permettere alla nostra valle di attirare il turista e che il turista possa trovare, oltre all'ambiente, anche una ricezione turistica che gli consenta di poter gustare questi prodotti. Quindi per la primavera noi parliamo del prugnolo, ma dobbiamo ricordare anche la trota, così come anche le varie torte e tutto quello che fa gastronomia qui da noi. Oltre ai comuni dell'Alta Valtaro, coordinati dalla comunità montana, la manifestazione vede la partecipazione del consorzio IGP del fungo di Borbotaro, della strada del fungo porcino e della provincia di Parma. Abbiamo parlato di funghi prugnoli, adesso invece parliamo di porcini, perché il consorzio Monte e Croce di Ferro e le comunaglie di Borbotaro, ovvero Basilica Pontolo, Santa Maria Valdena e San Vincenzo Rovinaglia, ricordano che il costo del tesserino giornaliero 2012 sarà di 20 euro per i non residenti e di 10 euro per i residenti nel comune di Borbotaro. Il costo del tesserino stagionale sarà di 200 euro per i non residenti e di 100 per i residenti. Inoltre, fino al 15 maggio sarà possibile acquistare il tesserino semestrale allo stesso prezzo dello scorso anno, cioè a 180 euro per i non residenti e a 80 invece per i residenti. I tesserini si possono prenotare presso gli uffici del Consorzio Comunali e Parmensi. Per informazioni chiamatelo 0525 90 155.